Cari amici di Cuoci Cuoci, sono qua con un'altra torta. Questa è una rivisitazione della torta della nonna. Io la faccio leggermente diversa, quindi vi spiego adesso come faccio. Usiamo circa 300 g di pasta frolla. Voi avete già la ricetta, se andate a vedere su Cuoci Cuoci trovate già la ricetta della frolla. Io però posso dirvi come ho fatto la mia. Ho preso in un mezzo chilo per 500 g di farina ci vanno 250 g di burro, 175 g di zucchero a velo, un rosso e un uovo intero. Poi ci metto naturalmente l'odore della vaniglia e la buccia del limone grattugiata. La tiro su un foglio di carta da forno che dovrebbe essere la base della nostra torta. Vedete, la tiro con, invece di usare la farina, uso lo zucchero a velo, perché così si appesantisce di meno, insomma, e va meglio. Secondo me va meglio, ecco, questa è la mia idea. Adesso mettiamo il nostro ok, con una rotella la facciamo il fondo della tortiera. Ok, lo mettiamo alla base. Allora, buchiamo con i rebbi della forchetta e la mettiamo in forno a 180 gradi per 5-6 minuti che si cuocia. Nel frattempo prepariamo la crema, mezzo litro di latte, e lo profumiamo con la vanillina. Adesso montiamo i rossi con lo zucchero. Anche qui vado a cucchiai come faceva la mia nonna. Quindi mettiamo 3 cucchiai abbondanti di zucchero. 1 2. Abbiamo messo 3 cucchiai abbondanti di zucchero nel tegame. Mettiamo 4 rossi d'uovo. Anche qui. Uno. Procediamo. Montiamo bene i rossi con lo zucchero, cercando di farli diventare Uniamo 3 cucchiai di farina, un po' abbondante perché dobbiamo mettere anche l'uvetta, e l'uvetta è ammollata in un liquore dolce. Io l'ho ammollata in un liquore all'arancio, l'arancino che fa mio amico e che mi regala tutti gli anni per Natale e che mi piace molto qui dentro, però insomma un Cointreau, qualsiasi cosa, quindi 3 cucchiai di farina e continuiamo con la frusta, badando il latte perché appena bolle lo buttiamo giù. Aggiungiamo l'uvetta ammollata e la strizziamo un po'. Abbiamo amalgamato bene la farina e adesso andiamo a rovesciare il latte bollente senza scottarsi.
voilà. Adesso mescoliamo bene per evitare che si formino dei grumi. E andiamo sul fuoco. Ecco qua, la crema, vedete? È bella densa. Appena alzo il bollore si spegne e non ha neanche un grumo. Se dovesse capitare che fa i grumi, perché può capitare naturalmente, no? Perché se non si mescola bene, se non si montano bene i tuorli con lo zucchero e la farina, si amalgama bene, può capitare. E si può vedere di frullarla col mini pimer per vedere se riesce a venire liquida, insomma, cioè no liquida, pulita, senza grumi, insomma, liscia, ecco. Allora, a questo punto togliamo la nostra base dal forno. Ecco qua. Abbiamo dato 7-8 minuti a 180 gradi. Con un'unghia se anche con un sac à poche si fa, si verrebbe, viene anche meglio con sac à poche, ma adesso la facciamo con l'unghia, perché a casa la faccio sempre con l'unghia. Con l'unghia mettiamo la crema nel fondo della torta. Facendo una bella cupolotta al centro. Questa adesso la mettiamo un attimo da parte, perché prendiamo un altro pezzo di carta da forno e andiamo a stendere la nostra frolla. Dobbiamo fare un tondo, dobbiamo fare attenzione perché è morbida, si è ammorbidita cioè di solito andava messa nel frigorifero ancora, però l'abbiamo lasciata fuori, quindi si è un po' ammorbidita. Quindi voi quando la fate rimettetela in frigorifero, che così siete sicuri che la tirate meglio di me. Copriamo bene la base della nostra frolla. Grossolanamente tagliamo ma proprio grossolanamente, vedete, poi le andiamo a stendere sopra.
anche se sono intere è lo stesso. Voilà. E adesso la inforniamo per altri 20-25 minuti, dipende dal vostro forno di casa naturalmente. Vi ringrazio per averci seguito in questa ricetta, e se la ricetta vi è piaciuta mettete un like, così siamo molto contenti anche noi. Se avete domande o commenti scrivete qui sotto, e se volete continuare a seguirci iscrivetevi al canale YouTube Cuoci Cuoci. Ciao, alla prossima ricetta!